Ciao a tutti, la Ternana continua e sta continuando a fare acquisti nell'attesa che venga aperto il calciomercato domani. Sembra, allora, innanzitutto c'è da ufficializzare Corrado dell'Inter, però è tutto, diciamo, definito. E per il resto sembrano molto vicini alle ferie sia un ritorno di Bogdan, sia Fiammozzi dell'Empoli che dovrebbe arrivare appunto a parametro zero, e questi sembrano i prossimi due imminenti acquisti. Poi potrebbe vestire il rossoverde Fabian, che è un giovane centrocampista dell'Inter, ma staremo a vedere cosa succede. Però ecco, appunto, la cosa importante da dire è sostanzialmente questa: che oltre al Corrado, oltre a Di Tacchio, Corrado è da ufficializzare, ma oramai è fatta, oltre appunto anche a Di Tacchio c'è da considerare fatto, dovrebbe vestire il rosso verde Bogdan, lo dovrebbe fare anche Fiammozzi. Sarebbero così quattro i colpi della Ternana in attesa di Fabian, che staremo a vedere se verrà o meno. Questo per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Poi c'è da vedere ovviamente anche il calciomercato in uscita. Sembra che Conte sia tutto fatto per il suo prestito al Cesena. Dovrebbero lasciare le ferie anche Peralta e Furlan, e molto probabilmente anche Salzano. Questi sono i principali giocatori in uscita. Ovviamente non ci sono trattative ufficiali, però non ci sono ancora accordi, però ovviamente loro sembrerebbero gli indiziati, i principali indiziati a lasciare in questo momento le ferie. Vi ricordo, domani è un giorno molto importante perché inizia il calciomercato, quindi saranno ufficiali le trattative. E inizia il pre-ritiro a Campomaggio della Ternana fino al 4 luglio. Dal 4 in poi si parte per Cascia, quindi inizia ad entrare nel vivo il prestagione delle ferie, e il 13 agosto entra nel vivo il campionato con il fischio d'inizio della prima giornata. Nel frattempo continuano a procedere i lavori progettuali per lo stadio e la clinica, perché il Consiglio Comunale è stata approvata la modifica a quella variante sostanzialmente che consentirebbe un sottopassaggio per raggiungere lo stadio, eccetera, per cui ci sono tutti i passaggi a livello comunale. Il passaggio chiave per la conferenza della Regione dell'Umbria, che è prevista per il 6 di questo mese, per il 6 di luglio, il mese che verrà. Quindi iniziano ad arrivare giorni importanti per tante risposte, per un ritiro prestagio, per il ritiro, per il calciomercato, per il progetto Stadio Clinica. Quindi inizia ad arrivare un mese molto intenso per noi tifosi, e poi ovviamente c'è il mese di agosto, che è il mese dove inizia ufficialmente il nuovo campionato.